Buonasera, ben arrivati nei nostri studi, l'avete già visto nelle immagini, oggi nel nostro spazio di approfondimento del telegiornale riprendiamo proprio la notizia con la quale abbiamo aperto i nostri telegiornali, ovvero la presentazione del bilancio preventivo 2017 da parte del Comune di Chiavari. Allora diamo subito il benvenuto in trasmissione al sindaco Roberto Levaggi e all'assessore al bilancio Doris Magenta, benvenuti. Allora, sindaco, iniziamo subito a parlare di questo documento contabile, partendo però da un dato virtuoso, se vogliamo, no? Il Comune quest'anno riesce a presentare questo documento con largo anticipo rispetto alla scadenza richiesta dalla legge, che sarebbe intorno alla fine del mese di febbraio 2017. Sì, dopo tantissimi anni, devo dire, a mia memoria non ricordo, comunque bisognerebbe chiedere ai funzionari del Comune, ripeto, dopo tanti anni che il bilancio veniva approvata addirittura nella fase estiva, quindi praticamente era un preconsuntivo più che un bilancio di previsione purtroppo, ma le leggi nazionali e alcuni problemi all'interno del Comune costringevano a presentare il bilancio sempre in tarda primavera o comunque in estate. Quest'anno abbiamo voluto avere dai dirigenti, con l'assessore Doris Magenta e con i nostri tecnici dell'ufficio finanziario, abbiamo voluto avere dai dirigenti in tempo tutti i dati preventivi durante l'estate, di modo poter arrivare al 2017 avendo già il bilancio pronto. Perché, lo dico ai cittadini, è importante avere il bilancio di previsione a inizio anno, che può essere fine 2016 o inizio gennaio 2017, ma noi contiamo, adesso c'è l'iter burocratico normale del nostro consiglio, arrivare prima di Natale a approvarlo in consiglio comunale, attraverso prima commissione e poi consiglio, perché noi avremo delle spese, sapendo bene le entrate, avremo delle spese certe, potremo controllare meglio il bilancio e fare subito degli investimenti. Altre volte invece col bilancio da approvare si andava avanti, a volte con l'esercizio provvisorio era più difficile, si navigava come si suol dire a vista, mentre invece qui abbiamo dei dati certi. Il nostro è un comune virtuoso, continuiamo a mantenerlo virtuoso. Quando ci siamo insediati, benché ci fossero molta cassa, avevamo 14 milioni di euro da pagare, grazie allo svincolo, alla nostra azione amministrativa, allo svincolo del patto di stabilità verticale che allora esisteva, era ferro, attraverso la Regione Liguria siamo riusciti ad avere i soldi, i finanziamenti e poi con i nostri movimenti virtuosi a pagare i 14 milioni, adesso siamo in totale pareggio, nel senso che le fatture del Comune di Chiavari sono pagate regolarmente, abbiamo il bilancio in equilibrio e siamo riusciti e riusciamo, nonostante senza tagliare alcun servizio sociale o altri servizi ai cittadini, a diminuire l'addizionale IRPEF che eravamo stati costretti a mettere 3 anni or sono, quando lo Stato, in un modo proprio che io avevo definito, lo Stato deruba i comuni virtuosi con un manifesto, a metà anno aveva fatto un prelievo forzoso chiamandolo fondo di solidarietà, da 5,5 mila al 3,9 per mille. Ecco, ma allora chiederei all'assessore come siete riusciti a redigere così tempestivamente questo importante documento contabile che pareggia intorno ai 46 milioni. Esatto, esatto, ma è stato un lavoro complesso, qui hanno partecipato la classe politica, ovviamente l'amministrazione e anche gli uffici finanziari che quest'anno hanno lavorato molto bene, molto alacremente, devo dire anche gli orari, i soliti orari d'ufficio, per cui c'è stata proprio una corsa a definire questo importante documento per non fermare la macchina amministrativa. Diciamo che dobbiamo fare anche i complimenti proprio a chi ha aiutato l'amministrazione a completare il documento. Allora, ricordiamo intanto che siamo in diretta dalle 20 alle 20.30, quindi chi ci segue da casa può eventualmente inviare qualche messaggio, se ha qualche domanda da porre ai nostri ospiti, al numero 320-385-6000. Andiamo un po' nel merito allora di questo documento contabile. Ha già accennato il sindaco, ci sarà uno sgravio fiscale relativo all'addizionale IRPEF. Sì, non ci sono stati aumenti e non solo, e comunque si è ridotta l'addizionale comunale che colpisce tutti i redditi oltre i 15.000 euro. La soglia di 15.000 rimane invariata, l'avevamo già alzata lo scorso anno, e quindi sotto i 15.000 l'addizionale è zero. Al di sopra dei 15.000 euro c'è l'addizionale IRPEF che però per mille. Passa dal 5,5 al 3,9, quindi certo. Mentre l'IMU e la TARI sono rimaste invariate. E vedremo magari più avanti se nel dettaglio. Verrà. Sì, esatto, vedremo nel dettaglio più avanti. Quest'anno una cosa importante è che il bilancio
In totale ha raggiunto il totale pareggio, ma comunque ha un'autonomia finanziaria quasi completa. E questo è un, diciamo che un vanto per il Comune, un vanto per tutti. Questo significa che il Comune con risorse proprie riesce a coprire tutte, esatto, le spese? Non, durante l'amministrazione Levaggi non sono stati stipulati mutui, non sono stati richiesti finanziamenti con istituti di credito e pertanto la città si è autofinanziata. Non abbiamo aumentato l'indebitamento, cioè assolutamente. Rimangono invariati anche i servizi che vengono offerti alla città? Anzi, con la Tari noi facciamo la Tari rimane praticamente invariata, diminuire qualche infinitesimo di percentuale, quindi invariata, e in più diamo i servizi di isole presidiate nel centro storico, potenziamo alcuni servizi sul porta a porta mantenendo invariato il servizio. Perché l'abbiamo potuto fare mantenendo la stessa tassazione, dare qualche servizio in più? Perché aumentando e potenziando la raccolta porta a porta e la differenziata spendiamo meno per andare nella discarica del cosiddetto indifferenziato, che prima era Scarpino, adesso era Spezia, comunque erano sempre discariche molto costose, e potenziando la differenziata si riesce a risparmiare, quindi possiamo dare qualche servizio in più ai cittadini, che mi sembra utile, perché non dimentichiamo che il porta a porta, anche se è stata una rivoluzione culturale, mentale di tanta gente, adesso abbiamo due isole ecologiche, una 7 giorni su 7, tutti i pomeriggi a fianco al comune, presidiata, per cui chiunque, turista o meno, eccetera, che deve chiudere la casa, seconda casa, ha una isola ecologica a disposizione sempre, e in più ce n'è una presso il centro di conferimento di via Piacenza, dove ci sono i mezzi della cooperativa. Ci sono che stati anche dei piccoli adattamenti, diciamo, piccoli in questi adattamenti, anni di sperimentazione. In più partirà dal 1 gennaio, già dal 5 inizia la sperimentazione, 5 dicembre, dal 1 gennaio inizieranno delle isole presidiate, che sono come delle grosse isole condominiali, le chiamerei, dove nel centro storico c'è meno spazio, una serie di isole che servono per i cittadini, sempre facendo il porta a porta, partendo la mattina alle 6:30, se non alle 11 di mattina, a conferire il rifiuto. Incrementando ulteriormente la quantità di differenziazione dei rifiuti, si potrà avere un ulteriore speriamo nel 2000, della tassa sui potrà rifiuti. Esserci, noi contiamo che dai prossimi anni in poi, se si va a regime, ogni anno si può sempre abbassare del 3-4% la TARI. Questa è un po' un'aspettativa che anche i cittadini riponevano. Noi l'abbiamo abbassata del 5%, si era alzata quando abbiamo fatto il porta a porta perché c'è stato il grosso investimento, però vorrei anche dire che quando si è fatto l'investimento del porta a porta, anche se non si fosse fatto questo sistema, se fossero rimasti i cassonetti e i vecchi camion, erano da rinnovare completamente anche quelli, quindi la spesa si sarebbe fatta e ne sarebbe aumentato la percentuale di differenziato e di riciclabile. Facendo l'investimento abbiamo voluto cambiare il sistema, come è in tutti i paesi d'Europa e come prevede la nuova legge regionale. Sì, Chiavari forse è stato un po' pioniere in questo ambito, però poi dopo sono partiti tutti gli altri comuni. Ecco, i cittadini possono anche avere dei dati più significativi sul bilancio attraverso le pubblicazioni sul sito internet del comune. Questo è un'informazione importante da dare anche a chi volesse ulteriormente documentarsi. Sì, per il momento non verrà pubblicato perché ci sono delle formalità da espletare, per cui verrà inserito nel sito successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, sicuramente non prima. Inoltre sul sito del Comune abbiamo pubblicato una sorta di guida per comprendere meglio il bilancio, per capire anche dei termini che per la maggior parte delle persone sono incomprensibili. Per esempio, fondo pluriennale vincolato, piuttosto che residui attivi, passivi, poi cosa sono le spese correnti rispetto alle spese in conto capitale. Insomma, una sorta di spiegazione anche per chi non fa questo lavoro e non comprenderebbe se non documentato al massimo queste cifre che noi andiamo a mettere. Sarebbero solo delle fredde cifre, nient'altro, così forse riusciranno anche a capire meglio l'opera di questa amministrazione.
Abbiamo parlato della pressione fiscale, c'è un aspetto significativo che è quello degli investimenti, questa tempestività vi dà modo quindi di non bloccare la macchina amministrativa ma procedere. Ecco, su che cosa avete puntato principalmente l'attenzione in questo triennio, perché è stato presentato il bilancio di previsione e anche il triennale, se c'è da fare una definizione al di là delle cifre più modeste per la manutenzione normale della città, ha puntato soprattutto sulla diminuzione del rischio idrogeologico e quindi la mitigazione stessa dei fenomeni affinché ci sia più sicurezza. Non dimentichiamo che Chiavari, con Fiumentella da una parte e Rupinaro dall'altra, per i due terzi è praticamente zona rossa. Per i telespettatori zona rossa significa zone pericolose e esondabili, quando ci sono le allerte, soprattutto nei periodi autunnali e primaverili, sono veramente pericolose. La mitigazione del rischio significa per noi un investimento enorme, circa 800.000 euro di spese di investimento di ingegneria, parliamo solo di progettazione, che però creeranno un volano attraverso questo progetto definitivo di opere per oltre 12 milioni di euro sul Rupinaro e altre centinaia di migliaia di euro sugli argini dell'Entella, che è un grande fiume, però è meno pericoloso. Il Rupinaro invece scorre pavimentato vicino alla parte più importante della città, dove è più abitata, dove si è costruito negli anni 50-60 tantissime abitazioni, dove passano tantissimi servizi, dove ci sono dei ponti che sono con la pila e mezzo molto pericolosi. Lì interverremo fortemente. Sarà la sfida dei prossimi anni, tant'è vero che attraverso progetto definitivo che questo bilancio va a definire, quindi 780.000 euro solo per progettazioni, porteremo avanti dei progetti definitivi che saranno poi approvati ovviamente se sono ritenuti meritevoli dall'autorità di bacino regionale e ci permetteranno di avere i punteggi adeguati per aderire ai progetti PORFERS, che si chiamano progetti sia regionali che europei, o Italia Sicura, che sono del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile del Palazzo Chigi direttamente, che finanziano i corsi d'acqua più pericolosi. Non dimentichiamo che la Regione definisce il Rupinaro e i suoi affluenti, Rio Campodoniche e altri, il secondo o terzo bacini più pericolosi di tutta l'area metropolitana genovese, dopo il Ferreggiano e il Bisagno. Quindi contiamo di aver finanziamenti da qui al 2022. Stiamo vedendo proprio alcune immagini che si riferiscono ad un sopralluogo effettuato dall'assessore regionale Gianpedrone, proprio diciamo così nella zona dove transita il torrente Rupinaro. Prima però di ulteriormente approfondire l'aspetto degli investimenti, ascolterai l'intervista che abbiamo realizzato questa mattina con l'assessore ai lavori pubblici Sandro Garibaldi, che illustra nel dettaglio le voci più cospicue appunto del piano delle opere pubbliche. Una voce cospicua del bilancio riguarda le opere pubbliche, in particolare su che cosa avete puntato per il 2017? Abbiamo puntato sulla progettazione definitiva del Rupinaro, che corrisponde circa un terzo di tutto il bilancio, che sono circa 800.000 euro. Lo abbiamo fatto quest'anno perché ci sono i presupposti seri, perché non rimanga solo carta ma si arrivi a dei finanziamenti certi da parte della Regione e della Comunità Europea. Progettazione definitiva che cosa significa? Significa la progettazione per la messa in sicurezza, diciamo, di tutto il territorio e tutto il bacino dell'Entella. Chiaramente è un progetto molto ampio che potrà essere realizzato poi magari in due o tre lotti, perché con la Regione abbiamo già discusso e pare che forse riusciremo a ottenere, come ha già detto l'assessore Gianpedrone, dai 4 ai 6 milioni di euro, che vorrebbe dire col nostro cofinanziamento fare un intervento da circa 8-10 milioni di euro sul Rupinaro, quindi un intervento importante, non definitivo, però già molto 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 importante. Una voce cospicua riguarda anche le asfaltature e la manutenzione proprio della viabilità ordinaria. Certo, abbiamo messo altri 200-300 mila euro, non è una grossa cifra, ma quest'anno abbiamo investito quasi un milione, quindi le strade sono quasi, direi, tutte a posto, ci sono ancora alcuni punti da intervenire e continuiamo come lo stesso anche sui marciapiedi, abbiamo messo circa 100 mila euro, perché continuiamo a piccoli passi, ma comunque ci sono l'adeguamento per le barriere architettoniche e altri interventi da fare, che ogni anno riusciamo a farne un piccolo numero magari, ma continuando così tra qualche anno saremo completamente a posto.
Non avete puntato su una grande opera, ma su tante piccole opere? Beh sì, perché ormai, a parte il Rupinaro, che è comunque una grandissima opera, noi preferiamo fare cose semplici, anche perché sono attuabili. Le cose grandi purtroppo ci vuole veramente, in questo momento con la burocrazia che c'è, ci sono dei problemi grandi da potersi realizzare, perché ci sono più enti coinvolti e quindi ci sono nel cassetto queste cose e potranno essere anche portate avanti attraverso, perché questa è la previsione diciamo iniziale del bilancio. Poi a febbraio potranno essere delle variazioni a seconda dei patti di stabilità, quello che succederà, quindi se avremo altre somme abbiamo comunque dei progetti che sono nel cassetto e potremo tirarli fuori. Per la pista ciclabile quali risorse? Beh, per la pista ciclabile invece ci sono risorse certe, sono 260.000 euro per una pista ciclabile che partirà diciamo dalla zona del parcheggio di Corso Sarotti e proseguendo attraverso Corso De Michel raggiungerà il Fiumentella bidirezionale. Adesso l'ingegnere Baudà sta facendo, che è stato quello che ha vinto il bando, sta facendo la progettazione. Vedremo tra qualche periodo, faremo la commissione appena avremo qualcosa di certo e la presenteremo poi a Chiavaresi. Ecco, diceva Garibaldi, circa un terzo delle somme investite va in questa progettazione. Perché è importante avere un progetto pronto per la messa in sicurezza di questi torrenti, di questi corsi d'acqua? Perché avete investito così tanto su questo? Ora, noi, al di là della messa in sicurezza, al di là che è sempre comunque Chiavari è stata colpita un'opera importante. Chiavari è stata colpita da un'alluvione eccezionale, ma poi basta aprire la televisione vostra e altre anche emittenti nazionali e locali della Liguria di questi giorni. Non siamo stati colpiti noi, è stato colpito il Ponente, un giorno è colpito il Piemonte, un giorno il centro Italia, e senza dimenticare altre grandi disgrazie che avvengono. Quindi o i mutamenti climatici, tutta una serie di cose e l'abbandono del territorio, soprattutto dell'entroterra, ha creato questa situazione. Noi abbiamo puntato su questo per due ordini di motivi. Uno, dobbiamo assicurare una città meno rischiosa. Noi siamo una città commerciale, turistica, di alto livello culturale, di servizi, posta nel cuore del Tiguglio, ma come ho detto prima, tra due fiumi. Quindi l'alluvione del 2014, ma anche quello del 2012, e poi basta andare indietro nella storia, si vedono foto di Chiavari allagata dal dopoguerra, dai primo dopoguerra, dal 1915, andando avanti, e non si sa cosa è successo prima. Abbiamo una zona golenale importante che è quella dell'Entella e abbiamo un Rupinaro che purtroppo è stato cementificato negli anni dal dopoguerra in poi. Dobbiamo mitigare il rischio, quindi questa è la prima cosa, dobbiamo difendere le nostre attività commerciali, dobbiamo difendere la vita della gente, chi ha fatto investimenti a Chiavari, quindi dobbiamo ridurre il rischio. Secondo, c'è la possibilità di avere finanziamenti, per avere dei finanziamenti, come ho detto, ci vogliono dei progetti, quindi investiamo un terzo del bilancio su progetti certi per avere finanziamenti certi e dare delle risposte sicure da qui al 2022, perché non sono cose che si realizzano in un attimo. Oggi poniamo le basi a livello progettuale perché le prossime anche amministrazioni, i prossimi anni ci sia la possibilità di realizzare questo. Non è vero che non facciamo grandi opere, quest'anno abbiamo 2 milioni di spazi disponibili, non esiste proprio il patto di stabilità come si intendeva qualche anno fa perché è stato eliminato, esiste l'equilibrio di bilancio e noi siamo in perfetto equilibrio, però gli spazi finanziari che il governo dà, che ha la possibilità, sono quelli. Noi abbiamo, oltre che, come ho detto, pagato 14 milioni di fatture precedenti, abbiamo fatto investimenti per 30 milioni in questi anni, cioè abbiamo fatto tantissime cose, non sto qui ad elencarle tutte, dal risanamento del Palazzo Comunale, c'è stata la passeggiata a mare, ce ne sono state tante opere fatte, però a mio avviso occorre puntare su due cose, una, mitigazione del rischio, e quella è la grande opera, e poi la manutenzione ordinaria della città. Altre grandi opere potranno poi essere fatte attraverso i privati, basti pensare a quello che prevede il piano urbanistico come distretto di trasformazione nell'area di Colmata sino al Lido, lì effettivamente è un'area strategica dove attraverso i privati si possono fare grandi opere, non è solo il comune che interviene. Avere un progetto è basilare per poter attingere a questi finanziamenti. Che saranno nel 2017-2018, è proprio il periodo che possono arrivare i finanziamenti. L'ente intermediario è la regione, quindi noi dovremo dialogare questi progetti e che siano approvati dal Dipartimento Difesa del Suolo e Ambiente della Regione affinché si possano attingere soldi europei e soldi nazionali di Italia Sicura.
Ecco, da tecnico, un giudizio su questo bilancio? Ma ovviamente, avendo partecipato anche in qualche modo alla redazione di questo bilancio, non posso dire altro che un ottimo bilancio. Ecco, anche per questa tempestività appunto che dicevamo all'inizio. Ora l'iter di questo bilancio, quale sarà di questo documento contabile? Allora, questo documento contabile, innanzitutto aspettiamo la relazione dei revisori, che comunque è già pronta, deve essere soltanto consegnata, dopodiché passerà in commissione e quindi verrà portata all'approvazione del Consiglio Comunale entro fine dicembre, quindi entro l'anno. Sindaco, da ciclista, insomma, si realizza un'opera che sicuramente va incontro alle esigenze di tanti chiavaresi, quello della pista ciclabile Via del Mare, viene definita così perché... In bici da corsa va sempre su strada, perché per noi ciclisti chi fa in bici da corsa preferisce la strada, certo, per una serie di motivi, perché si va più veloci. Comunque devo dire che Chiavari non è una città facile per fare piste ciclabili, cioè non è una cosa semplicissima. Però con la realizzazione della pista ciclabile che è stata ultimata fino alle caserme e contiamo di arrivare sino al confine di Carasco, poi ovviamente bisognerebbe collaborare anche con gli altri comuni, quella del Lungo Entella che è una bella pista ciclabile perché dobbiamo proseguire sino a Carasco. Poi con quella di collegamento, la cosiddetta Via dell'Acqua, come diceva l'assessore Garibaldi, noi dalla foce dell'Entella riusciamo ad arrivare verso la stazione ferroviaria. Poi l'altra cosa sarebbe da fare una pista ciclabile che dalla zona di Preli arrivi alla zona dell'Entella, cioè nel bellissimo lungomare nostro, dove lo spazio c'è, fare anche lì puntare sulla ciclabilità. Ovviamente sono progetti a cui bisogna mettere mano. Si chiamano delle vie dell'acqua proprio perché un punto di riferimento è un corso d'acqua. È un corso d'acqua, vie dell'acqua perché l'abbiamo fatta grazie al forte intervento del comune di Cogorno, che ringrazio, che ha fatto un po' da traino a tutta questa situazione, a chiedere questi finanziamenti al Ministero dello Sviluppo Economico, grazie anche alla presenza del villaggio del ragazzo in quella zona, per cui il finanziamento è partito da Via dell'Acqua perché partiva a Cogorno, Lavagna, era previsto anche un ponte ciclabile vicino al ponte della ferrovia in quelle zone lì, Chiavari e poi zone importanti e baricentriche come possono essere le stazioni. C'è un'opera che forse abbiamo lasciato un po' in disparte, ma che è il restauro dell'ex oratorio di Santa Caterina, anche in questo caso uno stanziamento significativo, 130.000 euro. No, quello è un progetto che noi volevamo già portare avanti da un po' di tempo. I ritardi sono dovuti che si è voluta una convenzione con la città metropolitana perché gestisce la scuola professionale che c'è lì dentro, la scuola professionale per abbandonare i locali che dovranno diventare il cosiddetto chiostro di Santa Caterina, un passaggio bellissimo porticato tra la zona di via Sant'Antonio, la zona che tutti conoscete dove c'è il Banco di Chiavari, e Piazza dei Bastioni, che adesso sono divise da questo muro, diventerà una cosa molto bella e dal punto di vista culturale e storico per la città. C'è sotto, ci sono degli affreschi, adesso attualmente c'è addirittura una sala per esercitazione di macchine del professionale. Fatta questa convenzione investiamo 130.000 euro, i lavori dovrebbero partire a marzo, aprile, di modo che potremo consegnare alla città un altro pezzo del nostro bellissimo centro storico da rivivere. Ecco, solitamente quando le amministrazioni comunali iniziano ad asfaltare le strade si dice che inizi la campagna elettorale. Anche in questo bilancio, ma così come in quelli precedenti, c'è una cifra cospicua che viene dedicata proprio all'asfaltatura delle strade. Vuol dire che è già iniziata la campagna, Sindaco? No, le elezioni ci saranno nel 2017. Il governo deve ancora stabilire la data. Quest'anno mi sembra che siano state fine maggio, quando ci eravamo candidati noi era a metà. Ma le asfaltature sono state fatte perché veramente avevamo ereditato una situazione di strade molto deteriorate. Basti pensare che via Parma, così come l'abbiamo asfaltata noi, via Piacenza sino ad arrivare a Piazza San Fron partendo dal campo sportivo di Caperana, era da 25-30 anni che non si facevano manutenzioni così radicali, facevano solo delle pezze. Poi tutta un'altra serie via verso San Pier di Canne, San Rufino, la zona del Ponte della Castagnola, insomma c'era una situazione veramente tragica a livello di manutenzione stradale. 100-200 mila euro all'anno sono fisiologici, l'abbiamo asfaltati non perché siamo alla vigilia delle elezioni, come magari poteva venire tanti anni fa, anche perché non penso che il voto sia
condizionato da questi, da questi lavori, è un po' un luogo comune che ci portiamo, un retaggio che ci porta indietro da tanti anni. L'abbiamo fatto proprio per necessità e le elezioni ci sono, d'altronde le elezioni si fanno ogni 5 anni e i lavori pubblici si devono fare sempre. Saranno a maggio del 2017? Saranno penso a maggio del 2017, così è. La norma dice 15 aprile, 15 giugno, dal 15 aprile al 15 giugno di ogni anno. Lei si ricandida? Questa è una bella domanda, nel senso che l'ho detto più volte, spesso vengo tirato per la giacca perché questo è un fatto elettorale, questo non è un fatto elettorale. Io ripeto, sino all'ultimo giorno io devo lavorare per la città, perché io sono entrato in carica nel 2012 e la scadenza naturale sono 5 anni. Io col mio assessore, la maggioranza, la giunta e i funzionari dobbiamo lavorare come se le elezioni non ci fossero domani. Poi la candidatura o meno sono questioni anche scelte personali che ho sempre detto che farò all'inizio dell'anno, quindi dovrò valutare. Ci siamo quasi allora. Prima proviamo il bilancio però. Proviamo il bilancio, devo fare delle valutazioni che esulano molto anche dalle problematiche politiche, sono questioni anche private mie. Ecco, spesso nel corso dell'anno, quando ci sono i consigli comunali, si sente parlare di variazioni di bilancio, ma effettivamente facendo il bilancio preventivo poi ci sono anche degli adeguamenti che ci potranno essere nel corso dell'anno. Sì, certo, ci sono dei margini di spazio che vengono chiamati appunto variazioni di bilancio perché viene spostata una somma da un progetto a un altro nell'ambito però della stessa categoria di spese. E quindi sì. Per quanto voi possiate cercare di prevedere, come si redige un bilancio preventivo? Cioè calcolando più o meno quelle che sono le spese e poi vedendo quali sono? Certo, sulla base delle risorse che uno ha, quindi anche delle risorse che si prevede di avere. Quindi siccome deve essere in equilibrio, le spese devono sempre essere coperte da altrettante risorse. Può anche succedere che nell'arco dell'anno poi si verifichino delle emergenze. Pensiamo nel 2014 quando c'è stata l'alluvione, sicuramente certo. In quel frangente il bilancio preventivo poi sarà stato in qualche modo variato per far fronte alle emergenze. Assolutamente sì, d'altronde... per avere un bilancio preciso ci vorrebbero i maghi, ci sono anche i fondi di riserva, lasciamo anche un fondo di riserva per l'emergenza, si rimette sempre. Mi ricordo quell'anno dell'alluvione, eravamo a novembre 2014, lo ricordo benissimo, avremmo speso circa 500-600 mila euro per smaltimento rifiuti complessivamente, sono state fatte varie variazioni di bilancio, altre cose sono andate a finire nel bilancio 2017, alcune sono diventate somme urgenze perché devo dire che la Regione Liguria aveva inserito Chiavari tra i comuni delle emergenze, quindi di emergenza nazionale, e quindi il ragioniere capo aveva potuto mettere queste cifre sapendo che poi le avrebbe prese, nel senso che erano somme urgenze che poi sarebbero dovute arrivare. Quindi quando ci sono delle catastrofi così grosse, poi si riesce magari, anche se non è facile, però noi ci eravamo riusciti, avevamo già preventivato. In qualche modo l'alluvione si era collocata più o meno a metà del suo mandato, no? A metà del mio mandato. Ha dato una svolta diversa poi agli anni successivi? Diciamo di sì, perché anche dal punto di vista culturale, psicologico, poi una cosa così segna molto. Io poi vivo anche vicino a Rupinare, quindi vivo vicino a Rupinare, sono nato sull'Entella, quindi perché sono nato a Caperana. E quindi amici, parenti, tutti sono stati colpiti da questa alluvione. La cosa importante che io voglio sottolineare, quello che è successo anche adesso in Piemonte, ci lamentiamo spesso noi, sia a livello amministrativo i sindaci, soprattutto tanta gente, quando ci sono troppe allerte. Però non dimentichiamo che 15-20 anni fa la stessa acqua che era arrivata nel Tanaro aveva provocato 30-40 morti. Le alluvioni del Bisagno degli anni 70, quando non c'era la cultura della prevenzione, la cultura di formare i centri, come si fanno adesso i COC, le allerte, c'era questo, c'erano stati decine e decine di morti a Genova. Adesso fortunatamente i morti li contiamo per qualche frana, per qualche fatto eccezionale, perché un'alluvione come quello di Chiavari, con tutti i box interrati che abbiamo e tutti gli allagamenti che ci sono stati, non abbiamo avuto neanche un ferito, abbiamo avuto tantissimi danni, una cosa disastrosa, perché? Perché allora non c'era le allerte colorate, c'era l'allerta 2 e la gente ha tratto delle conclusioni, non è andata a portare via la macchina dal box, hanno fatto certe cose. Quindi le allerte servono, però noi dobbiamo mitigare il rischio, perché dobbiamo far sì che Chiavari, che è già una bellissima città, perché è una città stupenda, ripeto, nel cuore del Tiguglio, una città commerciale, storica, debba essere sempre meno a rischio. Questo è il nostro futuro.
Bene, allora noi con queste immagini che ci mostrano il Rupinaro, fortunatamente non in piena, ma sicuramente le immagini di quel 10 di novembre erano molto più impetuose, ci salutiamo, ringraziamo i nostri ospiti, Doris Magenta, il sindaco Roberto Levaggi. Grazie, buon lavoro e adesso prossimamente poi avremo modo di dire quando sarà portata in Consiglio Comunale questa pratica così importante. Salutiamo anche i nostri telespettatori che ci hanno seguito da casa in diretta. L'appuntamento con la Buonasera torna domani come sempre in diretta alle 20. Grazie a tutti e buon proseguimento di serata.